Sono stati presentati stamane i risultati della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sul rifiuto dei trattamenti sanitari e sulla laicità dell'eutanasia. A promuoverla l'associazione Luca Coscioni e i Radicali Italiani e anche altre associazioni. Alessandra Solarino. È stata depositata venerdì scorso alla Camera la proposta di legge di iniziativa popolare che regola l'eutanasia e il testamento biologico. In 5 mesi sono state raccolte 66.200 firme a livello nazionale, di cui quasi 6.000 soltanto a Trieste. Tra i firmatari il sindaco Cosolini, la presidente della provincia Bassa Poropat, la governatrice Serracchiani e i parlamentari 5 Stelle Prodani e Battista. È uno straordinario successo in un territorio limitato. Il 10% delle firme nazionali sono state raccolte qui. Ora, è chiaro che ci sono stati i casi nazionali Welby, Coscioni, ma anche Englaro qui vicino a Udine. No? Quello che abbiamo fatto noi è nulla, cioè la vittoria è dei cittadini che diventano protagonisti. Un passo importante, secondo i promotori, per combattere, dicono, il fenomeno nascosto dell'eutanasia illegale e modificare la legge in vigore che prevede fino a 12 anni di carcere per chi aiuta un malato terminale a morire. Ma la battaglia non finisce qui. Il nostro sarà un pressing sui parlamentari affinché questa proposta sia la prima proposta di legge di iniziativa popolare che approda in aula, viene discussa e auspicabilmente approvata. E per tenere alta l'attenzione su questi temi, la raccolta di firme continuerà simbolicamente online sul sito eutanasialegale.it. E oggi è anche l'ultimo giorno per la raccolta firme dei 12 referendum radicali, ad eccezione dei capoluoghi di provincia, dove sarà possibile firmare fino al 20 settembre. Stamattina per i 6 referendum sulla giustizia c'è stato il supporto di molti avvocati penalisti, da oggi in sciopero per 5 giorni per denunciare una politica sempre più debole su giustizia e emergenza carceri.